Buon pomeriggio, eccoci qua per un altro pomeriggio insieme da trascorrere attraverso tanti temi che tratteremo durante il nostro webinar. Io vi ricordo come sempre che questo dà la possibilità a voi architetti di avere due crediti formativi. Non c'è bisogno di una registrazione, avete visto, l'accesso è abbastanza libero, questo è un sistema web-based molto immediato, quindi riconosce appunto la vostra presenza. È importante però essere partecipi attivamente, nel senso che non navigate esternamente, state su questo portale, cercate di in qualche modo di seguire costantemente perché il sistema intelligente quindi riconosce eventualmente se voi navigate appunto su altre pagine. Avremo modo un po' di anche ricevere da parte vostra domande, sondaggi anche nell'area dedicata, vi ricordo del vostro schermo a fianco a domande. Siamo quasi a 200 progettisti collegati. Sappiamo benissimo che il numero aumenterà perché di man mano appunto avrete modo di accedere a questo webinar. Direi prima di partire con la presentazione del tema e dei nostri ospiti di lanciare la sigla e poi partiamo. Avete visto un po' una sigla che anche riassume dei concetti, delle parole chiave che spesso emergono durante questi webinar. Cerchiamo costantemente di aggiornarvi anche sui tanti temi, quindi andate sulla nostra pagina fad.infoprogetto.it per vedere appunto i prossimi webinar. E ovviamente per essere ancora immediatamente raggiungibili abbiamo ovviamente una pagina Facebook. Adesso la regia anche avrà modo di farvi vedere un link. Cliccate mi piace, è un'occasione, ripeto, di essere più immediati nella comunicazione dei prossimi webinar. I social diventano ormai un mezzo di comunicazione decisivo appunto per essere immediati e quindi vi chiediamo di mettere mi piace sulla nostra pagina. Grazie mille, siete sempre in tanti a rispondere a questo appello. Quindi l'occasione è anche per ringraziarvi. Allora, adesso però, tema della giornata, parliamo di materiali innovativi, parliamo di affinità elettive, di un dialogo armonico tra materiali e lo faremo con alcuni relatori che sono già collegati con noi. Benvenuto a Sandro Marini. Buongiorno Sandro. Buongiorno Domenico, piacere come sempre, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Anzi. Grazie mille, buongiorno anche a Filippo Manetti. Buongiorno a tutti. Ecco qua presente che in qualche modo insieme a Fausto Donato, che ci Buon raggiungerà più tardi, pomeriggio. avrà il compito di susseguirsi in questo viaggio appunto attraverso un po' la storia anche di Arpa Industriali, questa azienda che ha creato anche materiali veramente interessanti da proporre sul mercato. Quindi vi chiediamo fin da subito anche di far domande perché i nostri relatori sono attivissimi e vi risponderanno in tempo reale. Allora, Sandro, dicevamo, cominceremo questo viaggio raccontando che cosa? Beh, raccontando, a parte come dire, una breve introduzione sull'azienda, su cosa facciamo dal 1954, ci piacerà portarvi, accompagnarvi in questo percorso in cui scoprirete di più sull'HPL, che cos'è l'HPL, quindi il laminato ad alta pressione, qual è stata l'evoluzione, quali sono le caratteristiche di questo materiale. Che nasce un po' di tempo fa, però ha sempre grande appeal e grande applicazione di interessanti sviluppi in futuro. E poi parleremo di Phoenix, un materiale innovativo per interior design che noi abbiamo introdotto sul mercato nel 2013 e che così cioè, andrete anche insieme a Filippo Monetti nel dettaglio del processo produttivo, delle applicazioni, di tutte le sfumature di questo materiale. E poi con me vedremo delle applicazioni interessanti di progetti, quindi ci alterneremo anche durante proprio i vari capitoli di HPL, poi di Phoenix, e poi un dialogo armonico, che è poi il tema del nostro webinar di oggi, e quindi far vedere come come sia interessante proprio miscelare i vari materiali realizzando una serie di progetti, dandovi un proprio racconto di una serie di progetti che differiscono per applicazione, per lavorazione, per modo proprio di trattare i materiali.
tanti temi, insomma, che in qualche modo, tra l'altro, poi assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo, vi ricordo che a fine anche webinar daremo modo di scaricare anche le slide, quindi non vi preoccupate nel caso, appunto, ci sarà a fine webinar questa possibilità. Io direi con Sandro allora di partire subito, perché i temi sono tanti, e poi in qualche modo di avviare questo anche dibattito sui vari temi che avremo modo di sviluppare. Benissimo, grazie Domenico. Allora io presento parto con la presentazione. Vedete qua i colleghi che ci affiancheranno oggi nel racconto, e volevo partire proprio da questa immagine. È un dettaglio, insomma, una sorta di iperrealismo, si direbbe, nel codice linguistico dell'arte. È un iperrealismo, ovvero un dettaglio di un nostro progetto in cui si vede come proprio questa sorta di cerniera, questa sorta di incastro fra l'HPL, laminato alta pressione, nella finitura losa in questo caso, e il Phoenix nel colore blu fess. E voglio partire proprio da qua, perché sono le due anime dell'azienda di Arpa Industriale. Arpa HPL e Phoenix, due materiali che appunto rappresentano la tipologia di prodotti che Arpa Industriale produce. Arpa è attiva sul mercato. Noi siamo in Piemonte, siamo a Bra, dal 1954 appunto produce laminati ad alta pressione. Vedete questa immagine che racconta in un certo senso l'essenza del laminato ad alta pressione, quindi un mondo di colori, di trattamenti superficiali, di texture, di pattern, che vanno dal 1954, ma il laminato in realtà ha una storia, diciamo, remota, perché nasce nel 1913, poi con tutto lo sviluppo tecnologico e tutti i vari upgrade che sono stati fatti durante i decenni, in un colpo d'occhio qui si narra l'essenza, perché laminato alta pressione significa, proprio nel momento in cui è stato inventato, la possibilità di andare da una parte a creare una serie di colori, di tinte unite, veramente tendente all'infinito, nel senso tante nuance, tante possibilità di colori, di trattamenti superficiali, dal lucido all'opaco, alle texture, quindi andare a cogliere gli aspetti magari di altri materiali come pietre o le caratteristiche superficiali del legno, ma poi lo vedrete nel dettaglio. Quindi multicolori, multimaterialicità e trattamenti superficiali e finiture. E dal 2013 invece la nostra azienda ha introdotto un materiale innovativo, un materiale nanotecnologico, che è Phoenix, che ha invece una caratteristica, come dire, diversa, anche solo da un punto di vista di immagine, perché invece di avere tutti questi colori, tutte queste finiture che rappresentano il mondo dell'HPL, Phoenix ha una sua caratteristica precisa, che poi vedrete nel racconto di Filippo Manetti, con una paletta colori stilisticamente definita e concepita in un massimo di 27 colori al momento. Ma Arpa, in sintesi, appunto, dicevo, dal 1954, vi volevo raccontare un po' la mission, cioè come ci proponiamo come azienda. Noi, da quando appunto è stata creata questa azienda nel 1954, ha sempre avuto un occhio di riguardo per ciò che era l'innovazione, che è il mondo dell'interior design. E quindi lo scopo, l'obiettivo principale della nostra azienda è quello di lavorare insieme ai nostri partner, che siano progettisti, che siano aziende che producono elementi di arredo. Quindi l'obiettivo è di avere una partnership forte nel ricercare, sperimentare e proporre delle soluzioni che creino un valore aggiunto, sia per, come dicevo, progettisti, architetti, produttori di mobili, per tutti coloro che iniziano e che utilizzano, e coloro anche che iniziano a scoprire, i nostri materiali HPL e Phoenix. Questo per creare sempre nuove storie di design. Ma io non vi voglio tediare con ragionamenti super filosofici, ma adesso entriamo nel dettaglio di prodotto, quindi un racconto di che cosa sono i nostri materiali, e iniziamo appunto a parlarvi di che cos'è il laminato ad alta pressione, che spesso lo conosciamo come materiale, ma non siamo mai andati a fondo come progettisti. Lo dico perché anch'io
sono architetto come voi, e quindi è interessante scoprire la composizione e poi tutte le applicazioni che questo materiale può dare, e a volte sono assolutamente inaspettate. Fausto Donato, Product Manager di Arpa Industriale per quanto riguarda il laminato alta pressione HPL, adesso ce ne racconterà del laminato e di tutte le sue sfumature. Fausto, ti lascio proprio la sedia. Buon pomeriggio a tutti. Come ha anticipato Sandro, il mio nome è Fausto, il cognome è Donato, lavoro in Arpa dal lontano 1987 e sono responsabile del prodotto, responsabile tecnico. In questi 15 minuti, se non vado errato, okay, in questi 20 minuti, allora cercherò in termini semplici di spiegarvi che cos'è l'HPL. Nel lontano 1907 un chimico americano, Leo Backland, creò una miscela a base di resina fenolica e formaldeide che con l'indurimento, grazie ad una fonte di calore, appunto indurì e creò un materiale compatto, omogeneo. Negli anni 20 questa formulazione fu brevettata negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, per poi essere sviluppata negli anni 50 da un'azienda americana che prese il nome di Formica. Infatti, sicuramente, se tutti noi facciamo mente locale, nella nostra gioventù, o sino a qualche decennio fa, il laminato veniva chiamato in italiano la formica. Che cos'è l'HPL? Noi oggi lo chiamiamo HPL perché correttamente l'acronimo di una norma internazionale l'ha denominato HPL, High Pressure Laminate, laminato ad alta pressione, che si distingue da altri prodotti con processi produttivi differenti. Allora, la prima informazione che noi oggi vogliamo darvi è che il laminato è 70% carta e 30% resina. Quando si parla di carta... scusatemi, Sandro, le slide le faccio andare avanti io? Ok. Se funziona, ok. Quando si parla di carta, dobbiamo specificare due tipologie di carta. Abbiamo la carta craft, che è il cuore del nostro prodotto, e la carta decorativa, che è la parte estetica. Il tutto è chiaramente impregnato, quindi questi due componenti sono impregnati da due tipologie di resine termoenduranti. Per la carta craft è una resina a base di fenolo, una resina fenolica, e per la parte decorativa è una resina a base di melammina, quindi una resina trasparente. Per questo motivo la parte decorativa, la parte estetica del nostro prodotto può avere diverse sfaccettature, o una tinta unita, o un'imitazione di un legno, o un'imitazione di una pietra, oppure un effetto tipo fantasia, un effetto estetico tipo fantasia. Sicuramente, come abbiamo detto, tutte queste carte devono essere impregnate, dopodiché, grazie ad un processo produttivo dedicato, sviluppato tramite delle presse industriali multivano, che generano un tipo di lavorazione che è una combinazione tra pressione, temperatura e tempo. Quindi, nella vostra mente pensate, queste tipologie di carte, la carta craft impregnata per il cuore, la carta decorativa per la parte decorativa, immesse dentro a delle presse pneumatiche, additivate da un calore che è di circa 140-150 gradi per un tempo, un processo di circa 90 minuti, ad una pressione di 70 kg a centimetro quadro. Una volta che queste carte decorative e queste carte fenoliche vengono processate con questo tipo di processo, presentano un aspetto
compatto, che può avere un aspetto, uno spessore da 5 decimi, 0,5 mm, a 30 mm. Questo è veramente, in modo molto, molto semplice, la spiegazione del nostro prodotto, l'HPL. È sicuramente impattante e fondamentale quello che è l'aspetto estetico. Nella slide che state vedendo, vedete una selezione delle nostre finiture superficiali. Qual è il plus, il goal di Arpa Industriale in questi anni? Sandro prima vi ha descritto, vi ha specificato che noi produciamo HPL dal 1954. Mi permetto di dire, e me lo permetto perché è dall'87 che sono presente in azienda, che soprattutto negli ultimi 10-15 anni la pelle di Arpa Industriale è cambiata molto. Perché? Perché siamo diventati, e lo diciamo con modestia, siamo diventati un'azienda leader sul mercato, soprattutto per l'innovazione e sull'HPL, per assolutamente l'esasperazione dell'aspetto estetico delle nostre superfici. Cioè, le nostre finiture imitazione legno, a detta degli architetti, quindi siete voi che lo giudicate, sono veramente, sia tattilmente che ci siamo bloccati, che a livello materico veramente molto simili alla materia vera, quindi all'impellaccio di legno, oppure le nostre finiture simil pietra sono anche a livello estetico e materico molto vicini a quello che è una pietra spaccata o un effetto marmo. Questo è quello che il mercato ci ha chiesto e ci ha riconosciuto in questi anni come elemento innovativo. Sicuramente un altro aspetto molto molto importante del nostro prodotto è e sono le proprietà chimico-fisiche. Quindi il nostro prodotto è un materiale ad altissima resistenza all'impatto con oggetti contundenti, ai graffi, all'usura, ci sono delle prove specifiche descritte dalla normativa N438 specifica per l'HPL, ha un'altissima stabilità alla luce, sia UVA quando il materiale è per effetto esterno, applicazione esterna, cosa che oggi noi non produciamo perché la produce una nostra sister company olandese, oppure UVB nel caso del materiale che noi produciamo quotidianamente. È semplice da pulire perché è atossico e aporoso, è termoresistente, cioè le variazioni di temperatura e di umidità non ne vanno a intaccare le proprietà, è una superficie, ahimè, molto, molto attuale come tema, igienica, perché con qualsiasi tipo di pulente, anche pulente a livello di cloro, il materiale non si rovina, ed abbiamo le certificazioni per il contatto col cibo. Come forse Sandro prima vi ha anticipato, noi abbiamo circa 400-450 decorativi nella nostra gamma, divisi in varie famiglie, per cui abbiamo le tinte unite, che sono una selezione di colori attuali di tendenza, abbiamo, come abbiamo detto, le imitazioni legno, pietra, fantasia, tutti declinati con le finiture di tendenza, che possono essere appunto imitazione legno, imitazione pietra, imitazione marmo o altre finiture più fantasiose. Abbiamo in collezione 21 finiture superficiali e ne vediamo in queste slide fotografiche alcune applicazioni. Questo, per esempio, è la finitura mica, si caratterizza appunto da questo puntino luminoso, brillante, su un effetto opaco che dà l'effetto della pietra spaccata. Oppure la finitura levé, che è un'imitazione di un impiallaccio di legno poro aperto, con una profondità veramente molto alta, perché siamo all'incirca a 180-200 micron di profondità dell'incisione,
oppure la finitura flatting, che fa quell'effetto sverniciato della vernice quando col tempo tende a essere leggermente invecchiata. E come vedete l'abbiamo abbinato a un effetto ossidato proprio per dare un effetto realistico alla combinazione tra decorativo e finitura. Oppure questa finitura urban, che è una finitura estremamente matte, estremamente classica, abbinata a delle finiture, a dei decorativi ossidi o a delle imitazioni pietra. Qui avete la finitura losa, che è l'ultima finitura che abbiamo presentato, con la quale abbiamo vinto anche abbiamo avuto un riconoscimento importante all'Interzoom, che è la nostra fiera più importante a livello internazionale, che dà un effetto molto evidente della pietra spaccata, delle cosiddette losa di pietra. Non so se qualcuno di voi è nella nostra zona, da noi si definiscono le losa, le pietre spaccate che si posizionano sul tetto delle baite di montagna. Noi nel nostro processo produttivo possiamo produrre tre tipologie di prodotto: il sottile da 0,6 a 1,5 mm, il compatto solid da 2 a 16, ma anche con spessori più alti, oppure extra, che sono pannelli con caratteristiche superficiali particolari, tipo i metalli. Quindi abbiamo una famiglia di prodotti che hanno veramente come superficie delle lamine metalliche declinate con delle finiture particolari, molto attuali e appropriate per quello che sono progetti di contract o di retail. Quello che è stata negli ultimi anni un'innovazione sicuramente importante nel nostro palmarès produttivo sono i materiali sia sottili che compatti con un cuore particolare. Prima abbiamo parlato del cuore prodotto con una carta craft impregnata con resina fenolica. Oggi noi abbiamo un'ampia selezione dei nostri prodotti, come vedete dalla fotografia della slide, abbinata ad un cuore specifico. Cos'è questo cuore specifico? Sono delle carte decorative con una struttura fisica particolare, pigmentate con dei pigmenti particolari che permettono di fare e di avere un abbinamento a livello decorativo e a livello cuore estetico importante, che viene enfatizzato questo aspetto estetico con queste lavorazioni, come vedete dalla foto, e fresature a o 45 gradi o 90 gradi o arrotondati. Quali sono gli aspetti importanti a livello estetico di questo tipo di prodotto? Noi abbiamo visto nel mondo cucina, per esempio, dove siamo un'azienda leader oggi a livello internazionale, molti produttori che stanno sostituendo le cosiddette lastre di materiale inerte, come possono essere, non voglio fare nomi specifici, ma tutti voi li conoscete, con delle caratteristiche e delle peculiarità particolari, con i nostri prodotti che hanno, a livello di lavorabilità, delle semplicità molto evidenti di lavorazione in qualsiasi laboratorio di falegnameria, e oltretutto danno dei vantaggi a livelli di posa, a livello di semplificazione della posa stessa e di resistenze nell'utilizzo, sicuramente molto ma molto più elevati rispetto ai materiali che abbiamo citato prima. Questo per noi è e continuerà a essere oggi e nei prossimi anni un valore aggiunto del nostro prodotto, del nostro materiale, molto apprezzato nell'ambito dell'architettura da interni. Perché voi lo vedete oggi nella slide, nelle fotografie, in spessore 10-12 mm, quindi autoportante. Ma lo stesso prodotto è utilizzato ed è da noi appunto prodotto in spessori anche sottili, quindi 1 mm e 1,2, che accoppiato ad un supporto che può essere un supporto come il truciolare o l'MDF, vedete l'esempio che ho in questo momento in mano, dà questo effetto molto molto vicino ad un effetto laccato
o alla materia prima compatta, molto apprezzato a livello estetico. Abbiamo detto della facilità di lavorazione del nostro materiale, quindi con un pantografo a controllo numerico e delle frese al viglia o al diamante si possono effettuare lavorazioni su, questo è un materiale da 4 mm compatto, che danno degli effetti assolutamente molto molto interessanti a livello estetico e molto affidabili anche a livello tecnico, perché vedete tutte queste raggiature sono raggiature estremamente piccole, si parla di 4-6 mm di raggiatura, per cui con una fresa adeguata, con i parametri adeguati della macchina, si possono avere delle lavorazioni importanti con delle finiture decisamente molto interessanti. Questo è un argomento attuale e l'abbiamo rilanciato negli ultimi mesi, purtroppo per le vicende da tutti noi conosciuti. Una delle caratteristiche del nostro materiale, l'abbiamo detto prima, è l'igienicità. Però siamo andati oltre, perché grazie ad una tecnologia che è l'additivazione delle nostre resine melamminiche con gli ioni d'argento, abbiamo presentato sul mercato il Silverlam, che è un HPL antibatterico. Cosa vuol dire HPL antibatterico? Allora, se noi andiamo a analizzare l'HPL standard, quindi il 100% della nostra produzione, abbiamo un valore di antibattericità in una scala da 1 a 100 all'incirca del 33%. Quindi noi possiamo dire di default che il nostro materiale è un materiale che ha già una valenza antibatterica. Perché? Perché nella composizione della nostra resina, descritta all'inizio della nostra conversazione, abbiamo anche la formaldeide. La formaldeide è un disinfettante naturale. Il Silverlam ha qualcosina in più. Ha superficialmente l'additivazione con gli ioni d'argento, per cui è in grado di inibire la crescita dei batteri sulla superficie. Per cui i batteri che si posano sulla superficie del nostro HPL Silverlam vengono uccisi nell'arco delle 24 ore. Questo è sicuramente un valore aggiunto molto, ma molto importante che l'HPL oggi può avere e può dare come caratteristica tecnica sulle nostre superfici. Dove oggi il Silverlam può essere utilizzato? Sicuramente retail e contract, alberghi, negozi, hospitality, area indoor, centri sportivi e spa, centri benessere, aeroporti, stazioni, ospedali, laboratori scientifici, scuole, edifici pubblici. Le caratteristiche tecniche, chimico-fisiche del materiale sono esattamente le stesse dell'HPL standard. Perché? Perché abbiamo additivato solo la nostra resina melamminica con gli ioni d'argento per dare quel valore in più di antibattericità. Quindi dal 33% siamo passati al 99,9% di valore antibatterico. Molto, ma molto importante. Quali sono le applicazioni dell'HPL standard? Prima non l'abbiamo detto, lo diciamo ora. Come abbiamo detto, noi siamo leader a livello internazionale del mondo kitchen, del mondo cucina. Dove viene applicato l'HPL nel mondo cucina? Sicuramente sui worktop, sulle antine, nelle porte, sui tavoli, nell'armadiatura, sugli scaffali, sui splashback delle cucine stesse, negli uffici, sui piani, sui tavoli, sulle porte, sugli scaffali, l'armadiatura. Sicuramente molto importante, abbiamo detto prima, nel discorso sicurezza, sanità, le partizioni, le pannellature, i cubicle, gli armadietti, gli armadi, nei trasporti, le pareti, le pannellature, i desk, le mensole. Nel settore bagno, molto in crescita in questo momento, nei piani orizzontali, nelle mensole, gli armadietti, elementi di arredo, tavoli, sedie e complementi. Certificazioni, poi concludiamo. Tutto il nostro materiale è e può essere certificato in MOMED, quindi è chiaro, quando si parla di MOMED si parla di applicazione nell'ambito navale. Abbiamo la certificazione Green Guard, ieri attualissima per il mercato americano, oggi molto molto importante anche per il mercato europeo. Abbiamo la certificazione CE sui nostri materiali, abbiamo le certificazioni a richiesta Fire Retardant su qualche materiale,
perché anche in questo caso il nostro prodotto deve essere attivato da agenti ignifuganti, e abbiamo la certificazione NSF per il contatto alimentare. Abbiamo qualche esempio qua di ambienti prodotti con lo Silverland, questo è uno spogliatoio di una piscina, per esempio. Questi sono ambienti anch'essi di una spa, spogliatoi e armadietti. Questo è un tavolo in solid core prodotto da un designer, sviluppato e disegnato da un designer olandese. E queste sono, per esempio, nel mondo del retail, un negozio sviluppato completamente con i nostri materiali Silverland e Standard. E nell'ambito del retail, questo è era un nostro showroom presente qua in Italia. E questo è un'ambientazione che abbiamo sviluppato alla Biennale di Venezia, no, dove era questa? A Milano. E questi sono vari oggetti, ma Sandro sicuramente sarà più specifico di me nella descrizione di quello che sono le applicazioni. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie tante Fausto per la tua spiegazione tecnica importante su che cos'è laminato alta pressione, quindi diciamo le caratteristiche. Fra l'altro vi invito, perché sono arrivate tutta una serie di domande relative all'applicazione, alla lavorazione del materiale, sul sito arpaindustriale.com c'è una sezione dedicata proprio ai documenti tecnici, dove potete scaricare, e c'è proprio il manuale tecnico dedicato all'HPL, e il manuale tecnico ci descrive in maniera puntuale e precisa tutti i tipi, cioè tutte le caratteristiche tecniche, ma anche la possibilità di lavorazione e come si incolla il materiale, come si tratta, come si taglia e come si lavora. Per cui, al di là delle risposte che in questo momento vi stiamo dando in diretta chiaramente rispondendo alle vostre domande, vi invito proprio a scaricarvi questo manuale tecnico, che è suddiviso per la parte sottile e per la parte, diciamo, di HPL invece compatto, il nostro solid, e quindi appunto lì troverete veramente tutta la descrizione e tutte le caratteristiche. Allora, prima di introdurvi e di parlarvi di un altro materiale insieme a Filippo Manetti, che è Fenix, vi volevo illustrare e appunto andare anche a farvi notare la lavorabilità del nostro materiale HPL. In questo caso, nell'immagine che vedete sullo sfondo, questa è una scacchiera realizzata da un designer tedesco, in cui si vede proprio come gli oggetti e il materiale è stato lavorato, proprio plasmato, proprio in maniera scultorea. Quindi l'HPL, questa è anche un po' una provocazione, ma neanche tanto, perché anche l'HPL, come avete visto, può essere utilizzato per applicazioni chiaramente orizzontali e verticali in tutti gli elementi di arredo, ma anche per oggetti di design industriale. In questo caso è un oggetto, una scacchiera, eccetera, ma si ha veramente la possibilità di avere di dare anche delle suggestioni di realizzazioni in maniera anche alternativa. Questa immagine è assolutamente interessante, seguita anche a quella che vedremo poi successivamente, perché nella descrizione che Fausto Donato vi ha fatto del materiale, vi raccontava la specificità di ARPA nell'andare a interpretare le caratteristiche, in questo caso le caratteristiche di una superficie lignea, questa è la nostra finitura Leve, e dargli chiaramente un'applicazione che normalmente per una superficie, per un legno, non potrebbe essere. In questo caso è un lavabo, l'applicazione quindi sottoposta a un continuo, no, rapporto con l'acqua. Il fatto invece di dare questa possibilità di avere un effetto caldo del legno appunto su un'applicazione insolita, la texture, la finitura, che come vi dicevo la nostra finitura Leve ha questo aspetto proprio ligneo, questo tocco proprio che ricorda proprio in maniera verosimile il legno,
in un'applicazione insolita come il lavello. E il trattamento da un punto di vista di realizzazione, questo è un altro esempio di un lavabo più piccolo, vedete proprio la cura dell'angolo, la cura del dettaglio della bordatura, in cui è stato utilizzato un laminato HPL 1.2 mm abbinato appunto al laminato HPL standard, e quindi tagliato, bordato e poi tagliato e lavorato a 45 gradi, di modo che viene fuori questa nostra capacità di combinare il cosiddetto cuore, quindi la parte in sezione che si vede tagliando e lavorando il materiale, in modo armonico e cromaticamente assolutamente interessante, per combinare anche non solo tinte unite, ma anche elementi materici come le nostre collezioni legni, le nostre collezioni pietre o i pattern, che assumono da un punto di vista proprio estetico di lavorabilità tutto un altro effetto. E ripeto, la cura del dettaglio che vedete anche in questa immagine ci fa percepire come dei progetti possono avere una risoluzione, perché magari devono essere utilizzati in ambienti dove c'è umidità, in ambienti sottoposti a vapore, e quindi l'HPL reagisce assolutamente per le sue caratteristiche, le sue proprietà, però dando un effetto proprio in questo caso di legno, e quindi un effetto proprio di calore, che in altro modo sarebbe stato difficile poi renderlo, abbinato poi in questo caso, lo vedete su una base di un top in nero marmoreo, sempre realizzato con il nostro HPL in finitura Care, che è un'altra delle nostre finiture assolutamente esclusive. Le applicazioni altre classiche sono applicazioni chiaramente per elementi di arredo, e qui vedete un tavolo, anche questo lavorato realizzato in compatto 10 mm e quindi lavorato a macchina a controllo numerico, e anche questo in finitura a levé, quindi questa finitura che riproduce le caratteristiche estetiche del legno. Qui invece è mi piaceva inserire questa immagine, perché questo elemento di adesso è un tavolino basso prodotto da un'azienda italiana, che invece riprende lo stilema classico del laminato degli anni 60, 50-60 mi verrebbe da dire. Quindi si mette proprio in evidenza il bordino nero tipico del laminato, che è una scelta estetica, che chiaramente nella applicazione precedente era stata assolutamente superata da un concetto di sezione del materiale con colore armonicamente scelto rispetto al decorativo superficiale. In questo caso è il laminato standard con la sezione nera che, come dire, si evidenzia e si fa vedere. Noi ultimamente abbiamo anche reinterpretato insieme a una serie di progettisti o in nostri allestimenti tutta una serie di mobili lucidi opachi che un po' strizzavano l'occhio agli anni 60-70, un po' ai film di Stanley Kubrick, diciamo, ciò che potevamo vedere nell'arredamento di Arancia Meccanica, in cui una finitura lucida però con un bordino nero che aveva un segno estetico preciso, per cui anche questa è una suggestione per l'uso del laminato alta pressione in maniera più canonica, ma che a volte, diciamo, era stata, come dire, non più valorizzata o un po' abbandonata. In questo caso invece si ha un effetto assolutamente scultoreo e, diciamo, di grande effetto. Prima citava Fausto la finitura losa, no? Che ricorda appunto questo taglio della pietra, e qui c'è un mobile bagno realizzato con questa nostra finitura, in questa nostra finitura. E vedete proprio l'applicazione in versione compatta per quanto riguarda il top del lavello, e l'integrazione, diciamo, invece rivestita con una versione sottile all'interno. E poi il mobiletto realizzato invece in HPL sottile, sempre con la stessa finitura, una finitura che ha la caratteristica di avere un'inclinazione e quindi anche un effetto molto più naturale. E vedete poi il risultato, che è un risultato assolutamente di gran carattere e che, come dire, valorizza assolutamente il disegno, seppur pulito e lineare,
di questo elemento d'arredo di questo bagno. E qui la vediamo invece in un'applicazione di due nostri texture di materiale, finitura Levé e finitura Losa, in una cucina, questa è una cucina dell'azienda Stosa, in cui appunto vedete proprio l'effetto anche della luce che si ha su questa finitura. Giusto per raccontarvi, per ottenere questa finitura, quindi giusto anche per raccontarvi le caratteristiche e le peculiarità di tecniche di innovazione che noi applichiamo anche su una linea di prodotto come il laminato alta pressione, che è stato inventato dagli anni da noi, che è stato iniziato a produrre negli anni 50 e che quindi, no, si è rinnovato assolutamente. In questo caso, per ottenere questo livello di effetto proprio superficiale, quindi se voi toccate questa finitura avete proprio la sensazione di proprio dello scanalare, dell'effetto proprio della pietra e della movimentazione della pietra. In questo caso, per ottenere questo effetto, la lamiera con cui si ottiene il materiale è stata incisa per ben 12 volte. Quindi una richiesta anche nostra da parte di chi produce le lamiere di alta ricerca e di alta tecnicità, che in molti casi insomma non si ottiene, e noi insomma siamo anche molto soddisfatti del risultato. Poi abbiamo anche vinto un premio internazionale dedicato a questa finitura. E infine lo potete vedere nel dettaglio, perché l'applicazione chiaramente si sposa perfettamente nell'immaginario di tutti e nella concettualità progettuale in applicazioni orizzontali, no? Piani cucina, tavoli, grandi pannelli a livello orizzontale, ma ha una sua caratteristica interessante anche per applicazioni verticali. Qui vedete l'interno, questo è un progetto di Mark Sader per Euromobil, in cui ha utilizzato la losa e quindi una finitura molto materica in HPL a livello verticale all'interno di una credenza, dove nell'esterno è completamente nera con questa caratteristica materica data dalla superficie in losa, che è anche questo un punto di forza proprio visivo per un progetto del genere. Chiaramente non volevamo come dire essere esaustivi oggi nella raccontarvi proprio il minimo dettaglio della HPL, ma darvi comunque una spiegazione che vi facesse anche capire di più del materiale, anche incuriosirvi, e quindi, come vi dicevo, andare anche a esplorare il nostro sito internet arcoindustriale.com, in cui c'è proprio tutta una sezione dedicata alle caratteristiche tecniche, a proprio ciò che dovete sapere per poter utilizzare e per poter trasferire poi nei vostri progetti nel modo migliore il materiale. Ma questo era solamente, diciamo, uno dei materiali che oggi vi raccontiamo, perché adesso parliamo di Fenix. E qui vedete la iconica X che entra in scena, e soprattutto Filippo Manetti, direttore marketing, innovazione e prodotto, che ci racconta di più di questo sistema, perché per noi non è solo un materiale, ma un sistema innovativo di materiali per l'interior design, è dedicato proprio a creare valore nel mondo dell'interior design per progettisti, appunto per le aziende che poi lo applicheranno nelle loro realizzazioni. Filippo, a te la sedia. Allora, buon pomeriggio a tutti, subentro con mascherina per poi togliermela, perché siamo dovutamente distanziati nel nuovo showroom di Bra. Bene, Fenix è un materiale e un sistema, come ha detto l'architetto Marini, che è stato introdotto nel 2013 ed ha rappresentato un'innovazione importante nel mondo dei materiali per l'interior design. È un materiale che può essere sottile, compatto, che può essere fresato, lavorato, bordato, come l'HPL, esattamente come l'HPL, però è un materiale diverso, ha delle proprietà diverse. E in questa breve presentazione andremo a ripercorrere gli elementi per cui Fenix è diverso. Sandro, se mi dai assistenza per far partire un video, vorrei
far partire questo video su le materie prime legate al materiale. Perdonateci un attimo perché allora questa non l'avevamo provata, Filippo, quindi io rientro con mascherina e vado. Scusate solo un secondo. Allora, dovreste vederlo, regia, ditemi se va tutto bene. Allora, eccoci qua di nuovo con la presentazione. Bene, quindi avete potuto vedere alcuni degli elementi che caratterizzano il materiale. Ma che cos'è questo materiale? Perché è stato introdotto? Come accennavo prima, il materiale è stato lanciato nel 2013 ed è il risultato di 3 anni circa di studio di un gruppo multidisciplinare e multiculturale, perché facevano parte del team esperti olandesi, italiani, scandinavi, americani, quindi è stato veramente un team internazionale che ha potuto lavorare e affrontare il tema dello sviluppo di un nuovo materiale sotto dinamiche diverse, sotto ottiche diverse. E il tutto è stato fatto osservando anche quelli che erano e sono 2 trend di lungo periodo nel mondo dell'interior design, che è il trend dei materiali estremamente opachi e il trend degli smart materials, cioè dei materiali che, oltre alle proprie proprietà, grazie alla tecnologia, sono in grado di aggiungere ulteriori funzionalità all'interno del materiale. E tutto questo seguiva e segue quelli che sono 2 asset valoriali importanti della nostra azienda, che crede fortemente nell'innovazione e nella sostenibilità. Quindi, analizzando questi trend dell'interior design, è stata fatta un'analisi anche delle best practice di tutti i materiali dell'interior design e dal risultato delle best practice abbiamo sviluppato un nuovo materiale che facesse riferimento a una tecnologia presente all'interno del nostro gruppo, che era la tecnologia di uso delle resine acriliche per la produzione di materiali per l'interior design induite con un trattamento di electron beam. E ne è nato quindi qualcosa di totalmente rivoluzionario, qualcosa di nuovo, che è il Phoenix, che noi definiamo quindi un materiale, ma anche un ingredient brand che è messo a disposizione dei nostri partner nel mondo dell'interior design. Vale a dire, se un architetto usa il Phoenix all'interno di un proprio progetto, può enfatizzare all'interno del progetto tutte le proprietà del materiale che adesso andremo a vedere. Lo stesso un tavolo
se viene realizzato utilizzando il Phoenix, ha delle proprietà specifiche di anti-fingerprint o di soft touch o di riparabilità termica dei micrografi proprie del materiale, che quindi si trasferiscono all'interno del prodotto. Ma veniamo a una descrizione un pochino più puntuale di che cos'è il materiale. Che cos'è Phoenix? Phoenix non è sicuramente una finitura, non è HPL perché è diverso rispetto al laminato ad alta pressione, è un materiale. Questo materiale è stato sviluppato da ARPA Industriale e lanciato nel 2013 utilizzando delle tecnologie proprietarie presenti all'interno del nostro gruppo, fra cui, come dicevo prima, l'uso di resine acriliche di nuova generazione che sono indurite attraverso un procedimento di electron beam, quindi di bombardamento di elettroni che induriscono le resine acriliche e trasferiscono delle proprietà eccezionali al materiale. Il materiale che ha tre tipologie, il Phoenix NTM, Nanotech Matte, il super opaco, il primo materiale che è nato, il Phoenix NTA Nanotech Alloy, che è un materiale che utilizza un metallo, quindi un materiale opaco però di tipo metallico, e il Phoenix NTM Bloom, che è una variante del Phoenix NTM che usa una nuova tecnologia particolarmente in linea con i trend di sostenibilità. Un materiale quindi che è utilizzato in tantissime applicazioni dell'interior design, sia per usi verticali e orizzontali, per cui è stato ed è utilizzato in cucine, in bagni, in oggetti di arredo per la casa, ma anche in spazi commerciali, retail, uffici, hotel e quant'altro. E è stato sviluppato facendo riferimento anche alla sensibilità tipica del design italiano. Quindi ci sono delle scelte estetiche forti che caratterizzano l'offerta del materiale. Se veniamo, se entriamo un po' più in dettaglio sul materiale, da che cosa è composto? Il materiale è composto da carta al 60% ed è composto da resine termoindurenti al 30-40%. E come accennavo prima, la carta, soprattutto per il Phoenix NTA, nella parte superficiale, è una carta che poi è trattata con resine acriliche di nuova generazione, indurite con un trattamento di electron beam. Abbiamo ulteriormente altri elementi caratterizzanti il processo produttivo fa riferimento quindi a un coating multistrato superficiale e fa riferimento a nanoparticelle. Tutto questo dà la possibilità di ottenere delle prestazioni superiori rispetto a un normale materiale per l'interior design. Fra le prestazioni comunque più importanti abbiamo la bassa riflessione della luce, la proprietà di antimpronta, il fatto che il materiale è piacevole al tatto e infine la riparabilità termica dei micrografi. E questo si ricollega anche al perché del nome. Phoenix fa riferimento al volatile mitologico dell'araba felice, e araba fenice che era in grado di rinascere dalle proprie ceneri n volte, quindi di rigenerarsi continuamente. Ecco, anche il Phoenix ha questa proprietà di essere in grado di riparare i micrografi superficiali attraverso il calore, l'esercizio di un calore che può essere dato anche semplicemente da una spugna melaminica che può essere strofinata sul materiale, eliminando quindi i micrografi superficiali.
Come abbiamo detto, i materiali Phoenix sono idonei sia per applicazioni verticali che per applicazioni orizzontali. In questa immagine vedete un Phoenix compatto, in questo caso un verde Comodoro di particolare successo, che è stato fresato con tecnologia CNC. Quindi il materiale in questo caso è compatto, ha un cuore a tema, per cui la carta utilizzata all'interno del materiale è una carta verde, come i pigmenti utilizzati nel decorativo superficiale, e quindi l'effetto è un effetto materico bellissimo che può essere utilizzato in tantissime applicazioni, e anche ovviamente come materiale idoneo a comunicazione all'interno di spazi commerciali. Quindi abbiamo già parlato dell'origine del nome Phoenix, sin dall'inizio ci siamo resi conto che stavamo creando qualcosa di assolutamente rivoluzionario, e quindi abbiamo iniziato a gestire Phoenix come un brand a sé stante, un brand che quindi è stato registrato immediatamente e ha condiviso con i propri partner delle regole di uso, che hanno aiutato ovviamente anche i partner a valorizzare i progetti realizzati attraverso il nostro materiale. Se vediamo la brand architecture molto velocemente, il Phoenix, come dicevo prima, ha tre tipologie: il Nanotech Matte, che è la prima, il Nanotech Alloy, la versione metallica, la seconda, e poi l'NTM Bloom, che è una terza tipologia che è stata introdotta da poco e che a cui faremo riferimento nella parte finale di questa presentazione. A livello di area semantica, la famiglia Phoenix fa riferimento ai materiali innovativi per l'interior design. E questo apre delle possibilità infinite anche per sviluppo di ulteriori versioni del Phoenix, sempre nell'ambito dei materiali smart e dei materiali innovativi, a cui stiamo già lavorando e che caratterizzeranno la vita del nostro materiale negli anni futuri. Il processo produttivo, quindi, come viene gestito e da cosa è composto il materiale? In parte l'abbiamo già visto, però se vediamo la scomposizione di un Phoenix sottile, abbiamo un numero di fogli di carta craft impregnata, un substrato pigmentato, e questo è un aspetto importante perché in molti laminati ad alta pressione si utilizza una carta stampata, quindi una carta su cui è stato stampato un colore o è stato stampato un determinato disegno, che può essere la riproduzione di un legno, che può essere la riproduzione di una pietra. Ecco, nel Phoenix abbiamo invece il colore che è dato da pigmenti. Nella parte superficiale abbiamo differenti strati di resina acrilica pigmentata, polimerizzati con processo di electron beam curing, che contengono anche delle nanoparticelle che sono uniformemente distribuite e incorporate in modo omogeneo all'interno della resina, rendendo quindi il materiale estremamente sicuro e idoneo per tutti gli usi di interior design. Quindi l'aspetto tecnologico è assolutamente importante, non voglio farla molto, molto lunga, ma il fatto che la nostra azienda ha fatto riferimento a delle tecnologie proprietarie per lo sviluppo di questo materiale ha dato la possibilità, uno, di innovare nel mondo dei materiali per l'interior design attraverso l'introduzione di un materiale super opaco, e allo stesso tempo abbiamo, attraverso le nostre tecnologie, anche possibilità per esplorare nuovi livelli di innovazione, per esempio attraverso il coating multistrato che caratterizza il Phoenix.
Bene. A livello proprietà, quindi abbiamo detto che il materiale si vede e quindi è super opaco, si tocca e quindi è soft touch, se si tocca è antiimpronta, per cui non si lascia nessuna impronta, e ha la possibilità di consentire la riparabilità termica dei micrografi. Le quattro proprietà principali del Fenix sono raccontate anche attraverso dei pittogrammi che possono essere condivisi con tutti i partner, siano essi brand che utilizzano il Fenix all'interno di oggetti di arredo, ma anche con architetti che hanno bisogno ovviamente di raccontare le proprietà del materiale all'interno di determinati progetti. Qui vedete un'altra immagine del Fenix compatto, lavorato con tecnologia CNC. Quindi le quattro features sono quelle che vi ho appena raccontato e che seguono, diciamo, un flusso logico. Vedo il materiale, lo tocco ed è soft touch, non lascio impronte e quindi può essere poi riparato termicamente nel caso di micrografi superficiali. Il materiale però ha tantissime altre proprietà che sono raccontate all'interno della technical datasheet, per cui vi consiglio di fare riferimento al sito web phoenixforinteriors.com nell'area downloadarvi la scheda tecnica dove potrete vedere le altre proprietà del materiale. Se osserviamo il materiale al microscopio, che cosa vediamo? Vediamo una struttura che è quella che avete visto anche nel video iniziale che vi ha mostrato Sandro. Vediamo una struttura fatta di microcuspidi, delle microcuspidi che sono quelle che consentono la proprietà di estrema opacità, perché la luce entra all'interno del materiale e viene assorbita e quindi è estremamente opaco, ma allo stesso tempo sono anche funzionali a un'altra delle proprietà, che è quella del soft touch, perché la mano quando tocca il materiale va a toccare la microcuspide, quindi la sensazione è quella di una piacevolezza tattile di un materiale quasi setoso. E il tutto aiuta anche a non depositare il grasso presente nella mano all'interno del materiale, e quindi questo è il motivo per cui è anti-impronta. Una struttura superficiale a microcuspidi è altresì facile da pulire, perché la dimensione della particella di sporco è maggiore rispetto all'interdistanza delle microcuspidi, e quindi non si deposita all'interno delle microcuspidi, rimane a livello superficiale e quindi può essere facilmente rimossa con gli strumenti normali della pulizia quotidiana, per cui detergenti usuali. Se si comparano dal punto di vista di analisi microscopica superficiale la struttura di un laminato ad alta pressione e del Fenix, vediamo quello che dicevo prima, che il Fenix ha una struttura con delle microcuspidi, l'HPL, che ha una superficie melaminica, ha una struttura molto più piatta, ma allo stesso tempo ha una porosità maggiore, perché le resine utilizzate nel caso del laminato ad alta pressione sono resine melaminiche, come diceva Fausto precedentemente. Nel caso del Fenix sono resine acriliche e sono indurite attraverso il bombardamento con l'electron beam. Abbiamo un'ulteriore proprietà del materiale che è, come dicevo prima, la riparabilità termica dei micrografi superficiali. Questa proprietà è indotta da una memoria polimerica presente all'interno del materiale. Vale a dire, quando con una determinata forchetta io vado a graffiare il materiale, che cosa succede? Si spostano
leggermente le microcuspidi. Quindi abbiamo un effetto visivo di percezione del graffio. Ma in effetti il materiale non è danneggiato attraverso il micrografio superficiale. E quindi l'attivazione della memoria polimerica attraverso l'esercizio del calore, e qui ci ricolleghiamo rispetto anche all'origine del nome Phoenix, attiva quindi un sistema che riporta le cuspidi nella posizione originale. E quindi il micrografio superficiale non è più visibile e il materiale ha la possibilità di poter essere apprezzato nella situazione di ordine iniziale. Dicevo prima l'importanza della pulizia del materiale, perché sì, è un materiale smart, è un materiale evoluto, è un materiale che affascina, che vuole essere toccato, però allo stesso tempo è un materiale che, come tutti gli altri materiali, deve essere pulito. Ci è capitato di avere dei nostri clienti che dicevano: ma il materiale ha degli aloni, e noi allora abbiamo fatto: sì, ma da quanto è che non lo pulisci? Lui mi ha detto: ma io non l'ho mai pulito, è un super materiale, per cui non l'ho mai pulito. No, il materiale, come tutti i materiali, deve essere soggetto a pulizia quotidiana attraverso le metodologie usuali, che sono quelle di utilizzare un detergente, di sciacquare con l'acqua e di farlo appunto periodicamente. Se volete dei dettagli per identificare comunque tutti i sistemi idonei di pulizia del materiale rispetto ai vari agenti di sporco, vi consiglio di nuovo di andare sul nostro sito internet e di scaricarvi quindi le istruzioni per la manutenzione e per la pulizia, dove potete trovare addirittura che cosa è opportuno fare e qual è la procedura più idonea da intraprendere nel caso anche di sporchi che possono essere un pochino più difficili, tipo lo smalto utilizzato da alcune signore o tipo l'aceto che può cadere sulla superficie. Bene, allora, parlavamo prima del Made in Italy, del fatto che il Phoenix è stato sviluppato da un team multidisciplinare internazionale, ma ha un'anima italiana, un'anima italiana che è espressa dalla scelta stilistica che è stata effettuata con Sandro e con Fausto. E ci tengo a sottolineare che sia io che Sandro Marini e Fausto Donato abbiamo avuto l'onore di far parte del team multidisciplinare che ha messo a punto il prodotto, e insieme abbiamo deciso di fare una scelta, cioè di non avere una gamma infinita di soluzioni cromatiche, ma di scegliere dei colori che potessero essere in grado di esprimere la bellezza presente all'interno dell'anima del materiale. Ne sono nati quindi dei toni e dei sottotoni, dei colori senza tempo, per storie di design che hanno un significato particolare. E questo è particolarmente interessante perché nella scelta che abbiamo fatto dal punto di vista cromatico, i diversi colori sono combinabili all'interno quindi di un sistema armonico. Quindi se li conoscete, se avete già progettato, se progetterete, potrete vedere come è bello provare a accostare i vari colori e trovare soluzioni estetiche anche attraverso la combinabilità interna alla gamma cromatica del Phoenix. Il Phoenix è NTM, è quindi disponibile in 20 colori senza tempo. A livello di spessori abbiamo il sottile, che è lo 0,9 mm, e 1,2 mm con coratema. Ovviamente il Phoenix sottile necessita di un supporto su cui deve essere abbinato. Dal
4 mm in su, per cui il 4, il 6, l'8, il 10, il 12 mm, si parla invece di un materiale compatto che quindi può essere lavorato con tecnologia CNC e non necessita quindi di essere bordato. A livello di formati, abbiamo due formati possibili, che sono il 305-130 e il 420x160. Qui vedete una bellissima cucina realizzata da Cesar Cucine in rosso Jaipur, dove il colore è stato utilizzato in modo assolutamente efficace sia per i piani orizzontali che per gli elementi verticali, e in questo caso è stato utilizzato anche per il lavello. Il Phoenix NTM Bloom è un materiale che è stato introdotto a Interzoom del 2019. Interzoom è la fiera più importante di sviluppo dei materiali, e c'è in Germania, si tiene in Germania ogni due anni, e in questo caso abbiamo deciso di presentare quattro colori più accesi per introdurre una nuova tecnologia che ci ha dato la possibilità di essere ancora più sostenibili nelle resine utilizzate all'interno del cuore del materiale. E in questo caso utilizziamo delle resine a base di lignina, aumentando quindi la sostenibilità del materiale e garantendone tutte le proprietà. Il Phoenix NTM Bloom è presente in questo momento solo in spessore 0,7 mm con cuore nero, in due formati che in questo caso sono il 305-130 e il 420-130. E qui potete vedere i colori che abbiamo introdotto. Tre di questi colori, fra l'altro, sono dei sottotoni rispetto a colori preesistenti nella gamma Phoenix NTM, quindi aumentano la possibile combinabilità cromatica all'interno di determinati progetti. E il giallo era particolarmente richiesto come elemento di accento. All'interno del sistema qui di Phoenix abbiamo anche il Phoenix NTA, che sta per un Nanotech Alloy. Alloy è un metallo. In questo caso, la parte superficiale del materiale non è una carta pigmentata, ma è un layer di vero metallo. Un layer di vero metallo su cui poi successivamente si sono apposte delle resine acriliche trasparenti con la tecnologia del multilayer coating e l'indurimento attraverso l'electron beam con l'uso di nanoparticelle, e quindi il materiale ha un touch e ha delle proprietà che sono esattamente le stesse del Phoenix NTN, ed è un materiale metallico che quindi può essere utilizzato in modo interessante per applicazioni anche orizzontali, con la possibilità di risolvere quindi quelli che sono alcuni problemi legati all'uso del metallo in progetti di interior design, che possono essere dei riflessi che il metallo porta all'interno dell'ambiente. In questo caso, essendo il materiale super opaco, non ha riflessi. Spesso il metallo può essere freddo, ecco, il Phoenix NTA è soft touch, proprio grazie alla struttura superficiale che abbiamo enfatizzato precedentemente. I metalli talvolta si graffiano facilmente, il Phoenix NTA invece, avendo tutte le proprietà che abbiamo detto prima, non si graffia, e quindi, e nel caso di micrografi, possono essere anche in questo caso riparati dal punto di vista termico. Inoltre, il materiale spesso, se viene toccato, il materiale metallico, se viene toccato, è freddo, il Phoenix NTA invece è soft touch. Ok, con il Phoenix NTA abbiamo vinto come per il
Phoenix vari premi, fra cui il Red Dot Award nel 2019 e l'Interzoom Award. Ed è presente in tre colori, che sono quindi il canna di fucile, l'argento e l'oro. E qui vedete una foto anche di come lo abbiamo utilizzato all'interno del nostro stand Interzoom. Ma adesso vediamo alcune applicazioni. Sandro, vuoi parlare te delle applicazioni? Come vuoi. Ecco, lascio la parola all'architetto Marini, vostro collega. C'è stata una domanda che mi è stata fatta, se l'architetto Marini era iscritto all'ordine. Sì, confermo che è iscritto all'ordine. 5. Allora, eccoci qua. Mi tolgo la mascherina di nuovo, scusate, ma... Allora... Dunque, applicazioni per il mondo dell'interior design. Allora, come è stato descritto da Filippo, Phoenix è un materiale assolutamente dedicato al design di interni, quindi ad applicazioni per l'interior design. Qui vedete in una carrellata, le applicazioni possono essere assolutamente variegate perché vanno dal mondo della cucina, l'ambiente bagno, gli elementi di arredo, il progetti e quindi elementi di arredo dedicati al mondo del retail, la parte tutta dedicata all'ospitalità e all'healthcare, quindi dagli ospedali a tutto ciò che anche ha a che fare con le spa e con ambienti appunto di questo genere, applicazioni per ufficio, trasporti, quindi treni, navi, yacht, e anche industrial design. Qui ci piace ogni tanto, quando raccontiamo le applicazioni, anche essere, diciamo, un po' andare un po' fuori dagli schemi tipici degli elementi di arredo che ci possiamo immaginare con questo tipo di materiale. Ma vedete in basso a destra nell'immagine della presentazione questa chitarra che è stata progettata 3 anni fa da Lorenzo Palmeri, designer italiano, e che appunto è un'applicazione insolita, è un'applicazione che abbiamo fatto poi realizzare da Lorenzo Palmeri nell'occasione di un fuorisalone, dove poi un chitarrista ha proprio ha lanciato un classico dei Pink Floyd, e devo dire che la chitarra elettrica suona benissimo, per cui Phoenix è stato anche promosso da un punto di vista di materiale. In questo caso è stato utilizzato un compatto di 10 mm ed ha risposto assolutamente bene all'applicazione. E prima di andare nel dettaglio di alcuni esempi, di alcuni progetti, il nostro materiale è stato introdotto, come abbiamo detto, nel 2013, fra l'altro. Penso che poi verrà lanciato un sondaggio in cui vi verranno fatte delle domande in merito al Phoenix. E Phoenix ha vinto subito, quindi lanciato nel 2013. Dal 2014 ha iniziato a ricevere una serie di riconoscimenti importanti, come appunto l'Interzoom Award. Il primo è stato un Material Prize proprio dato dall'Ordine degli Architetti Tedeschi nel 2014. Dual Design con il Best Design Material sempre nel 2014 a Los Angeles, e poi via via Interzoom Best of the Best, Product Best of the Best per quanto riguarda appunto un German Design Award, e un importante riconoscimento anche dall'ADIR, dal Compasso d'Oro, con una menzione d'onore che chiaramente ci ha fatto molto piacere, oltre poi ad aver vinto il Red Dot Award nel 2019 come nella categoria di Product Design. Le certificazioni sono le certificazioni che vedete nella versione sottile di Phoenix 0.9, è certificato IMOMED, quindi per applicazioni in ambiente marino, e poi certificazione NSF, Green Guard, applicazione per diciamo un contatto con cibo, e poi sono le certificazioni di azienda di arco industriale, che sono chiaramente non sono inerenti solo al materiale. Quando abbiamo parlato di Phoenix, Filippo ha giustamente sottolineato un aspetto importante,
nella concezione di questo materiale. Un aspetto importante perché avete visto proprio il materiale, chiaramente siete scesi in un dettaglio nel processo produttivo, nelle caratteristiche, nei formati, in ciò che diciamo può essere fatto con il materiale, può essere realizzato, ma Fenix sin dall'inizio è stato pensato come un sistema che crea un valore appunto per il progettista che lo utilizza. E in questo pensiero di Fenix come brand, come l'abbiamo definito, a me spesso non piace utilizzare tantissimo i termini anglofoni se si possono tradurre, ma in questo caso il concetto di ingredient brand ci fa capire bene come Fenix sia un materiale che aggiunge valore, un po' come tanti materiali, no, che troviamo e utilizziamo nella normalità e danno valore in altri progetti. Fenix diventa, e per questo abbiamo creato proprio un logo per sottolineare questo aspetto, è uno spazio all'interno del sito internet, Fenix Integrated Solution, ovvero abbiamo visto sin dall'inizio come nella scelta di progettisti, di produttori di elementi di arredo, ci fosse da una parte chiaramente l'uso di Fenix per come doveva essere utilizzato, nel caso di un piano cucina, nel caso di un'anta, nel caso di un elemento d'arredo, applicazioni orizzontali e verticali, però poi dopo venivano, passatemi il termine, impollinate tutta una serie di applicazioni, di accessori all'interno di questi ambienti che rimandavano a Fenix. A volte in maniera, per esempio, non con il materiale ma con una scala cromatica. Tanti progetti di elementi, di spazi living, di cucine, di soggiorni, di camere, sono stati poi abbinati al materiale, per esempio la pittura delle pareti o degli elementi di tessile, ai colori, alla paletta colori di Fenix. E quindi abbiamo pensato che seguendo questa tendenza, anche seguendo un'intendenza molto importante, nel caso da cui siamo partiti, ovvero, lo vedete nelle immagini, dei lavelli appunto per le cucine, per applicazione quindi di cucina, abbiamo visto come l'integrazione, quindi per esempio su un piano cucina, l'avere la possibilità di integrare il piano con un lavabo, un lavello che fosse integrato sia da un punto di vista di colore, sia da un punto di vista di percezione materica, ci sembrava, e in effetti lo è, una soluzione assolutamente importante per facilitare anche il processo creativo dei progettisti e anche dei produttori, in questo caso delle cucine. Per cui abbiamo pensato di creare questa linea di lavabili, lavelli da cucina, che sono realizzati non in Fenix, ma in un materiale, anch'esso che ha un contenuto nanotecnologico, prodotto da un'azienda italiana che produce lavelli, per cui è un'azienda esperta, è una resina acrilica, che ha delle caratteristiche, diciamo, estetiche simili al Fenix, quindi si integra esteticamente anche dal punto di vista di livello di opacità e di tattilità, ma poi tutte le caratteristiche per ben sottostare alle esigenze della funzionalità di un lavello, di un lavabo, che chiaramente è l'uso di in ambiente umido, quindi l'acqua, acqua fredda, acqua calda, variazioni di temperatura, e quindi una sottostà a delle tensioni da un punto di vista di uso importanti. E quindi abbiamo lanciato questa linea di lavelli che distribuisce Arco Industriale, che sono poi prodotte appunto da un'azienda che è specializzata nella produzione di lavelli, creando un ambiente dall'aspetto omogeneo, quindi integrazione di lavelli in un piano cucina, quindi una linearità e una bellezza estetica che si può realizzare in maniera sicuramente più semplice rispetto a quella di dover costruire un lavello tutto in Fenix, che chiaramente si può anche fare, ma ha un costo e una necessità di una capacità tecnica di colui che lo realizza, del falegname o dell'azienda, della ditta che lo produce, assolutamente importante e, diciamo, super specializzata. In questo caso, invece, con una linea di lavelli standard disponibili
qui vedete una scala cromatica che appunto si integra molto bene con i colori Phoenix, dà questo aspetto di unicità e di continuità in un ambiente come la cucina. Tra l'altro vi do un'anteprima, questo sarà poi utilizzato anche in future applicazioni per altri ambienti. E poi da qui questa è una suggestione per farvi comprendere come Phoenix, poi queste soluzioni integrate, sono anche nate in maniera spontanea su altri elementi di arredo che poi vedremo successivamente. Un cenno sulla bordatura. Prima vi abbiamo fatto vedere l'esempio, ma ce l'ho ancora qua a portata di mano, che è assolutamente interessante, di come bordare Phoenix utilizzando Phoenix, no? 0,9 mm, allora, supporto, un multistrato, la presenza di 0,9 mm su questo lato della, diciamo, immaginiamoci che questo sia un piano, e poi bordato con l'1,2 e quindi con il cuore cosiddetto a tema e lavorato, tagliato a 45 gradi per dare questo effetto assolutamente di continuità e di integrazione del materiale, no? Proprio di blocco unico. Nel caso invece di ante o comunque non si voglia utilizzare un Phoenix come bordatura, per tanti motivi, anche motivi chiaramente di budget, si possono utilizzare dei bordi in ABS, per esempio, che sono assolutamente disponibili in commercio. Fra l'altro sul sito internet phoenixforinteriors.com potete proprio scaricare un documento in cui per ogni colore di Phoenix trovate il prodotto, il bordo corrispondente con il codice del relativo produttore. Qui nella slide vedete citati alcuni marchi come Raud, Holken e Ostermann, e il risultato appunto è assolutamente integrato, perché anche i produttori che vi citavo precedentemente da subito hanno lavorato per realizzare tutta una gamma di bordi assolutamente compatibili da un punto di vista estetico con Phoenix. È chiaro che il bordo in ABS non ha le caratteristiche tecniche di Phoenix, ma se questa, immaginatevi, è un'anta, insomma, voglio dire, bisogna essere veramente cattivi ad andare a graffiare sul bordo dell'anta il materiale, insomma, bisogna farlo proprio appositamente. E quindi diciamo che una soluzione può essere interessante, può essere appunto avere un bordo in ABS. E tutto questo lo si ha non solo su Phoenix NTM e quindi nei 20 colori di Phoenix NTM, ma ci sono i bordi disponibili anche nei 3 colori di Phoenix NTA, quindi il Phoenix NTA è un Phoenix che contiene appunto una lamina di metallo, prodotti appunto dall'azienda BVR, sviluppati in partnership con l'azienda BVR, che anche questo sul sito Phoenix for Interiors potete assolutamente trovare le equivalenze con i codici e assolutamente ben descritti e ben citati. Quindi ancora applicazioni, ve lo ripeto ancora una volta perché è importante, ma anche qui lascio, poi dopo vedremo tutta una serie di progetti, però vi do una suggestione, nel senso, noi abbiamo visto chiaramente la cucina come ambiente tipico dell'applicazione, della creazione di un progetto con il nostro materiale, gli elementi di arredo sicuramente, ma ci sono stati, e noi abbiamo anche stimolato spesso in workshop, pensieri laterali, per cui se avete dei progetti interessanti anche su applicazioni un po' diverse rispetto a quelle tipiche di uno spazio, di un living, di una cucina, di un bagno, avete i riferimenti, perché sono sicuramente visibili poi i riferimenti a cui potete chiedere ulteriori informazioni, mandateci pure, mandate anche alla mia attenzione dei progetti che avete realizzato o che realizzerete, quindi future foto, perché sarà un piacere poi condividerle sulle nostre pagine social e sul nostro sito internet, dando tutta la visibilità ai progettisti. Questo è molto importante per noi, perché soluzioni e progetti assolutamente interessanti sono, come dire, c'è occasione di trovarli veramente da tante parti, per cui sono assolutamente benvenuti installazioni e progetti che ci possono essere e ci possono essere pubblicati sui nostri siti.
E vi parlavo di progetti, e per questo, come dire, adesso nell'ultima parte abbiamo circa 15 minuti, poi vediamo anche se ci sono delle ulteriori domande, e per poi chiudere alle 5 perché non possiamo fare ulteriormente tardi. E intanto, ripeto, qui dalla regia, se ci sono delle domande in diretta, poi le vediamo anche nell'ultima parte. Molte abbiamo cercato di rispondere, però devo dire, ci fa piacere perché il flusso è continuo e ci vorrebbe proprio una task force. Adesso capisco che cosa significano le trasmissioni televisive quando fanno domande in diretta nelle chat, perché c'è un flusso veramente continuo di domande e di chiarimenti. Esatto, Sandro, infatti intervengo per dire appunto che magari su qualche domanda nello specifico andiamo più a fondo, magari per sviluppare appunto ulteriori riflessioni. Quindi continuate a fare le domande, questo è comunque il mio slogan. Sì, grazie, corretto. Anche io mi sono messo prima, ci alterniamo, ma è come dire, no, ci fa piacere perché diventa difficile rispondere a tutti in contemporanea, per cui poi, ripeto, ci sono le mail, ci sono i social dove sempre più ci vengono fatte quotidianamente e le domande riguardo ai nostri materiali, sia dal punto di vista estetico, di applicazioni che di composizione. Nell'ultima parte io vi volevo raccontare un po', far vedere un po' di progetti che sono sempre ispirazionali, danno suggestioni e vi volevo raccontare anche il perché sono nati alcuni progetti. In questa immagine che vedete il Museo della Storia della Medicina di Padova, è un museo inaugurato 3 o 4 anni fa, in cui i progettisti hanno fortemente voluto usare Phoenix NTM nel suo colore nero indigo, che tra l'altro è il colore di successo della gamma cromatica, della paletta cromatica di Phoenix, anche perché immaginatevi che quando è stato lanciato questo materiale, seguendo le 4 caratteristiche principali, no, che le abbiamo messe anche in quella sequenza di racconto che ben ce le fa ricordare, il materiale lo vedo, quindi estremamente opaco, poi lo tocco e scopro quanto è piacevole al tatto, toccandolo scopro che è anti-impronta e che quindi ha una caratteristica in più, e che poi se nel caso di un uso standard faccio dei micrografi superficiali lo posso anche intervenire con la termoriparabilità a questi tipi tipologia di micrografi superficiali. E in questa sequenza immaginatevi un ambiente nero, opaco, dove prima era abbastanza complesso poterlo gestire da un punto di vista di impronte, di uso, quindi di tenuta, da un punto di vista anche di pulizia. Uno spazio come un museo, dove questo ambiente nero con un materiale di impronta permetteva, e la bellezza anche proprio di soft touch, permetteva di invitare a toccare i display, vedete che c'è molta parte interattiva di display e di schermi soft touch, ma anche un controllo della luce interessante per i display, per le grafiche, per gli elementi proprio esplicativi e delle, diciamo, delle varie vetrine che esponevano degli elementi importanti per il Museo di Storia della Medicina. Quindi i progettisti hanno scelto Phoenix proprio perché poteva creare controllo della luce e poi questa bellezza estetica che sicuramente facilitava l'uso dei vari display, dei piani da parte dei visitatori. Altra applicazione, il mondo dell'hospitality, come abbiamo detto, sempre più in ambienti come spazi co-working. Questo è un co-working realizzato dal designer Giotti Rotto, vicino Piacenza, dove lo spazio, c'è un abbinamento fra hotel e spazio co-working. In questo caso si è proprio voluto utilizzare Phoenix in abbinamento con un rovere, dove si faceva vedere questo contrasto materico, quindi l'elemento caldo del legno con il materiale high-tech che è Phoenix, però anche, vista la grande luminosità dello spazio, un controllo è un riscontro da un punto di vista di riflessione della luce super controllato per non dar assolutamente fastidio, creare falsi riflessi a chi lavora poi anche molto su davanti al terminale, davanti al computer. E lo spazio appunto era suddiviso fra
co-working e parte invece di hotel in cui appunto si virano, si usa in questo caso un legno nero abbinato a delle pareti e delle porte scorrevoli, a delle porte a battente in Fenix NTM nero, che anche qui andavano a segnare una scansione notturna, quindi di aspetto proprio di cambio di cifra per accompagnare i visitatori che usufruivano appunto della parte office, poi nella parte invece di hotel più intima e più riservata. Questo è un appartamento realizzato da uno studio importante ucraino a Odessa, e in questo caso abbiamo l'appartamento, diciamo, è disseminato di elementi in Phoenix, in questo caso la camera da letto con una armadiatura in Phoenix NTM bianco COS, e invece una boiserie che sempre in bianco COS fa da contrasto sul lato opposto della stanza, diciamo dell'ambiente camera da letto. E anche qui un contrasto con un parquet, e quindi questo avvicendamento legno e materiale tecnico, che è un po' un motivo. Se andate a visitare e se ci seguite sulla nostra pagina Instagram, vedete come ci sono tanti progetti che vanno a combinare il legno naturale, legni, proprio anche legni mastello, legni modellati, scavati, legni grezzi, con la, diciamo, bellezza e pulizia tecnica di Fenix. C'è proprio questo contrasto che viene molto apprezzato sia dai progettisti che dalle case produttrici di elementi di arredo. Qua, anche qui, grande uso della luce teatrale, questo è un soggiorno e questo è un tavolo dove appunto anche qui legno modellato con Fenix nero. Toni proprio di contrasto e di abbinamento tra appunto elementi materici completamente diversi. E che poi anche qui c'è un gioco, io lo dico sempre insomma, mi chiedono le tendenze, opaco, lucido, quanto terrà ancora la tendenza dell'opaco che ha un po' superato ormai da anni il lucido. Secondo me poi sì, ci sono delle tendenze per forza, questo è innegabile, però poi sta nel progettista, secondo del tipo di progetto, di che cosa vuole andare a enfatizzare. Secondo me anche un uso sapiente di elementi lucidi con elementi opachi, un poterli miscelare, un poterli combinare, ha sempre un grande effetto e, a mio avviso, dà una bella scansione e un ritmo agli spazi, anche uno spazio del living e di un ambiente come questo. Questo è un caso che potete trovare anche sul sito internet di Fenix in una delle design stories. È un appartamento a Parigi, è veramente un mini appartamento, sono dei metri quadri assolutamente ridottissimi, sarebbe una stanza sostanzialmente che si affaccia nel cuore del Marais parigino. I progettisti hanno realizzato un ambiente che aveva queste due grandi finestre che però poi, come dire, si sviluppava sostanzialmente in un monolocale, creando tutta una zona comfort e giocando appunto su elementi di arredo che si alzano, si abbassano, si vanno a nascondere in questi due letti all'interno di un'armadiatura che poi divide il bagno e divide il blocco cucina sulla sinistra. E i progettisti hanno utilizzato Fenix proprio per la sua, diciamo, pacatezza di toni, quindi questo registro di colori pacati, questi toni di bianchi e grigi. In questo caso è stato utilizzato il grigio Londra insieme al bianco COS e poi insieme al nero Ingo in cucina. E l'effetto appunto cromatico, ma anche l'uso, anche qui il contrasto luce, ma anche l'uso del materiale, la lavorabilità, la bellezza dei dettagli e la possibilità di comporre e di avere un materiale che fosse assolutamente durevole per un uso. Questo appartamento poi veniva affittato, per cui doveva, avendo un'alternanza e una fruizione importante durante l'anno, dovevano essere materiali belli, piacevoli, ma anche durevoli. Poi anche sul tema della sostenibilità, che diciamo il fatto dell'essere durevole non è un fatto da poco, perché
comunque la si voglia pensare il fatto di un prodotto che non viene eccessivamente immesso nel processo produttivo, ma che ha una durata di tantissimo tempo, permette di non essere cambiato, permette di non essere quindi dismesso e di avere, diciamo, lunga vita e quindi minore impatto ambientale, con un ciclo di vita assolutamente più lungo. Questo è un progetto fatto da un giovane designer finlandese, Ante Tuomi, il quale ha realizzato proprio un tavolo con assemblaggio senza viti, qui lo vedete nella versione, diciamo, di come lo si riceve, utilizzando anche qui legno finlandese con blu pes, Fenix blu pes, quindi un bel contrasto cromatico tra un legno chiaro e un tono di blu deciso, un tono scuro, che anche questo ha molto successo nella paletta cromatica di Fenix, dando poi vita, lo vedete qua montato, a un sistema di tavolo e panca che anche qui ha un'applicazione insolita, perché permette poi di montarlo senza avere bisogno di... E anche questo è un caso di un progetto che abbiamo ricevuto e poi visto anche a un fuorisalone satellite da un giovane designer che così ce l'ha inviato, e a noi ha fatto assolutamente piacere poi promuoverlo sui nostri canali, sui nostri media, perché come sempre ci fa piacere valorizzare il lavoro e creare proprio vere partnership con i designer che utilizzano i nostri materiali. Fenix NTM sul vetro. Questo è un'applicazione molto sofisticata. Dietro questo dettaglio si rivela poi un tavolo assolutamente importante realizzato da Jean Nouvel per Cassina. Quindi vi ho detto, sia nome di progettista sia nome di azienda assolutamente importanti per il mondo del design. E qui Jean Nouvel ha pensato di applicare Fenix a una superficie, a un vetro. Quindi vedete il contrasto fra la sezione del piano in vetro, quindi la sezione lucida del cristallo, con invece l'applicazione di un Fenix, in questo caso uno 09, quindi un Fenix sottile, e in questo caso anche che una dei nostri colori DOA, per contrastare la lucentezza del vetro con la morbidezza, il tatto, la tattilità e l'opacità di Fenix. Quindi un tavolo assolutamente insolito, e anche da un punto di vista di realizzazione ci vuole una grande maestria per poter applicare al vetro Fenix in modo così, così perfetto, così, così anche bello. Per cui il valore è un valore di materiali, scelta estetica, progettualità chiaramente, ma anche poi capacità di lavorazione. Anche qui in questa immagine, questa è una cucina di Arclinea, qui c'è anche qui una cosa molto sofisticata. C'è una cassettiera dove è stato utilizzato un Fenix in versione compatta 4 mm cuore a tema, quindi con tutto colore, per andare a creare un doppio elemento per la presa della cassettiera. Quindi questo elemento verticale in 4 mm che è poi accompagnato da un'anta lavorata in Fenix 09. Anche in questo caso è bianco cosso, abbinata a un marmo assolutamente reale, quindi non è qui un uso proprio di Fenix. Abbiamo visto proprio come Fenix è stato assolutamente sin dall'inizio abbinato a materiali naturali, proprio per dare un contrasto, no, tra contenuti di naturalezza e anche pregio di alcuni tipi di materiali come il marmo, certi tipi di pietre, il legno pregiato, con la tecnologia e la tecnicità di Fenix. Questo è un classico esempio, vedete proprio un legno solido sbozzato in questo tavolo dove è stato inserito del Fenix nero, e anche qui si gioca sul comfort, diciamo, estetico, il calore del legno e la parte tecnica di Fenix. Quindi qui si lavora molto sulla dualità, no, della anche proprio suddividere il tavolo in aree di funzionalità, di funzione. E da un punto di vista di progetto, ve l'avevo anticipata precedentemente e qui lo vedete in dettaglio, una chitarra, l'avevate vista in versione nera, qui in versione bianca, realizzata da Lorenzo Palmieri,
una chitarra elettrica realizzata in Fenix compatto, mentre sulla destra un Fenix intagliato con questo intarsio realizzato a controllo numerico, quindi con un quantografo, in cui ancora una volta si capisce, si intuisce l'utilità e la piacevolezza nella lavorazione e nel creare dei pattern che poi danno ulteriore valore estetico al materiale. Questo era ciò di cui vi dicevo precedentemente, ovvero avete visto il concetto di soluzione integrata, no? Di integrated solution, Fenix integrated solution. Alcuni produttori di accessori o di elementi, per esempio per la cucina, in questo caso è un rubinetto. Questo rubinetto è stato realizzato dall'azienda Gruppo Nobili come un'applicazione del Fenix in maniera chiaramente decorativa, ma anche funzionale, perché è antimpronta e quindi va a dare valore aggiunto oltre che al valore estetico, per creare un ambiente, lo vedete su un lavabo e su un piano in Fenix nero, un ambiente assolutamente integrato, dove anche gli elementi accessori, il rubinetto o, vedete qui, la cappa, vengono poi segnate da un tocco di Fenix, che può essere in contrasto con il materiale, il colore utilizzato per gli altri elementi della cucina, oppure assolutamente un colore uniforme per dare un aspetto omogeneo all'ambiente. Ci sono delle realizzazioni di cucina di tanti marchi, praticamente dove si vede un ambiente completamente, per esempio, nero in Fenix, che hanno un fascino molto dirompente, sono assolutamente particolari. L'ultima parte, poi lascio proprio lo spazio alle domande per non deviare e non essere, di non avere più spazio per le domande, che qui vi faccio vedere proprio il contrasto anche fra HPL e Fenix, perché la nostra azienda produce questi due materiali e quindi ci faceva piacere farvi vedere anche un contrasto, una capacità di abbinare questi due materiali. In questo caso avete un fondo dove è stato utilizzato Fenix NTA, acciaio Hamilton, quindi questo metallo Fenix opaco, con invece un HPL lavorato, un solid core rosso, cuore a tema, e vedete i pattern e le doppie pelli che si possono fare creando motivi decorativi su pareti e quindi elementi anche estetici interessanti. Oppure l'abbinamento, questa è la nostra finitura Kerr abbinata all'argento Ducato, sempre Fenix NTA, e quindi anche questo contrasto fra, delle venature con elementi grigi e l'argento proprio che risalta con tutte quelle caratteristiche di Fenix. Qua, anche qui, abbiamo lavorato con l'abbinamento fra lavabo in Fenix NTA e piano e anche applicazione verticale di un nocco decorativo in finitura Kerr, e questa finitura anch'essa opaca che dà un bell'aspetto materico all'ambiente. Oppure Fenix con altri decorativi, appunto creando delle suggestioni cromatiche assolutamente interessanti. Questo è un esempio interessante, ve lo sottolineo, perché qui vedete un dettaglio di un elemento d'arredo, è una cassettiera che fa parte di un progetto cucina, in cui all'esterno c'è HPL in finitura losa e all'interno, questa è una provocazione, abbiamo utilizzato il Fenix NTA Oro Cortez, quindi un'applicazione molto esclusiva. Qualche produttore di cucina mi ha detto anche stando, sì, anche un po' cara come proposizione. Però l'obiettivo era quello di far percepire Fenix anche come materiale molto tecnico e performante a livello di resistenza appunto ai graffi, e quindi si poteva percepire Fenix anche come interessante da usare per elementi funzionali e non solo estetici. Progetto interessante di Mark Saddle per Euromobile, in questo caso l'uso appunto di Fenix insieme a un nostro HPL finitura losa, che è questa credenza di grande, proprio vedete proprio come la luce riesce a creare questo effetto
materie più importanti, il contrasto con il piano e gli elementi verticali in rosso Jaipur di Phoenix NTM. Qua HPL con Phoenix NTA, cioè Hamilton in questa cucina, sempre vistosa cucina. Elementi di bagno, in cui appunto si alternano HPL e dettaglio in Phoenix. Anche qui elementi cromatici proprio di combinazione fra l'HPL e Phoenix. E infine vi volevo raccontare due storie, poi passiamo alle domande. Questo è un tavolo realizzato da De Padova, introduzione De Padova, un tavolo di progettato da Vico Magistretti, in cui anche in questo caso la bellezza è l'elemento superficiale, nero, Ingo, Phoenix NTM, che è, passatemi il termine, annegato, alloggiato in una struttura in legno verniciato nero, poi con queste gambe invece metalliche, sempre verniciate in nero. Quindi tre elementi materici accomunati poi dal colore nero che hanno e danno un tono e una grande personalità a un oggetto poi chiaramente disegnato da un maestro del design italiano. Allora, nel tema della sostenibilità e dei Bloom ne abbiamo parlato. A questo punto, Domenico, dimmi tu, perché manca, se non sbaglio, 10 minuti alla fine del nostro incontro, che spero sia stato interessante, e quindi direi di poter anche soffermarsi su qualche domanda, Domenico. Direi di sì, complimenti intanto perché avete un po' raccontato il più possibile, a volte il tempo è tiranno, come si sa, 2 ore non sono mai sufficienti per spiegare tutte le caratteristiche, infatti invitiamo poi i progettisti a contattarvi direttamente, possono sia andare sul sito arpaindustriale.com, ma in qualche modo anche dei vostri riferimenti, magari per appunto avviare anche delle possibili collaborazioni. Certo, per noi è sempre importante, Domenico, tu ci hai tante volte introdotto quando era possibile farlo dal vivo, ma speriamo lo sia, come dire, sia di nuovo possibile quanto prima, il fatto di collaborare, il fatto di ricevere input è assolutamente importante, suggerimenti e progetti, e poi noi, per noi sarà un piacere proprio veicolarli sui nostri mezzi, che insomma, oppure magari se ci sono dei progetti, diciamo, dei progetti interessanti, anche capire, no, come ingegnerizzarli insieme. Tra l'altro ne approfitto soltanto per ricordarvi che c'è l'ultimo sondaggio attivo, quindi sempre a fianco a domande troverete appunto dei quesiti che vi poniamo, quindi cerchiamo di rispondere. Ovviamente poi, tu dicevi giustamente, i convegni dal vivo, il vostro è un prodotto che bisogna proprio toccare, dobbiamo dirlo, perché è lì che si nota un po' anche la differenza. Questa è una grande, questa è uno degli aspetti, insomma, di, diciamo, di cosa sta succedendo e cosa è successo negli scorsi mesi. Tra l'altro vi anticipo che fra qualche mese, diciamo nel prossimo primo autunno, se tutto va come deve andare, apriremo uno spazio fisico proprio per rispondere anche alla tua domanda, Domenico, a Milano, in Brera, dove sarà possibile, come dire, toccare con mano con le nuove regole, anche perché sicuramente ci sono delle regole importanti da rispettare. Però il fatto di toccare, noi durante le nostre, diciamo, incontri, diciamo sempre, no, per favore toccate i nostri materiali, no? Normalmente uno dice no, non toccate, ma qui no, c'è da toccare, proprio per capire la bellezza al di là della vista, certo, un materiale deve avere una bellezza estetica tattile perché sia interessante da utilizzare negli elementi del arredo. E questo è un aspetto importantissimo. Poi, i temi sono tanti, quello di migrazione duale fra fisico e digitale. Senza dubbio noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato in questi mesi anche in una rappresentazione, tanti training, ma anche in una rappresentazione di digitale che sia adeguata, no? Che però a nostro avviso dà alla capacità di dare dei contenuti ulteriori, ma fondamentale è poi l'incontro fisico col materiale, per cui chiaramente campioni, chiaramente poi andare a visitare dei luoghi fisici dove incontrare il materiale. Poi tutti i contenuti digitali, assolutamente importanti, per avere una sorta,
lo dicevo anche prima, di iperrealismo, no? Di andare nel dettaglio e di andare a fruire ulteriori livelli di informazione sui materiali. Però è imprescindibile, cioè un materiale va toccato, no? Assolutamente, assolutamente. Molti progettisti chiedevano le slide, adesso comparirà un link dove in qualche modo cliccando riuscirete a scaricare le slide di queste presentazioni. È utile anche per rivederle in qualche modo, magari anche con una maggiore definizione. Quindi adesso comparirà il link e potete scaricare le slide. Tra qualche giorno, tra l'altro, sul canale, sui canali dedicati di InfoProgetto ci sarà anche il video, diciamo, del webinar, insomma, per riascoltare, se volete, sia Sandro Marini che Filippo Manetti, Fausto Donato. Ho visto poi che di fatto avete risposto praticamente a tutte le domande dei nostri progettisti. C'è da aggiungere qualcosa sulle domande in qualche modo che avete ricevuto, Sandro? No, dunque, allora, tanti. Allora, un tema mi faceva piacere proprio condividere i temi importanti, vari temi che comunque siamo, ripeto, disponibili anche tramite poi i nostri colleghi che sono disseminati sul territorio italiano, che vi potranno, insomma, informare anche in maniera più dettagliata. I temi sono il tema della, diciamo, della sostenibilità del materiale. Anche lì sul sito potete, a parte ci sono dei video dedicati, perché ci tengo a sottolineare che per la nostra azienda spesso la sostenibilità viene utilizzata, è stata utilizzata soprattutto forse anche in passato in maniera un po' troppo marketing comunicazione. Noi ci teniamo a dare dei fatti proprio precisi su contenuti, sostenibilità in quanto materiale durevole, ma anche processo produttivo. Noi viaggiamo su due binari importanti: la parte, diciamo, di produzione del materiale e la parte poi di innovazione di prodotto. Avete visto la linea dei prodotti Bloom, che tra l'altro è trasversale fra, cioè, sia in Phoenix che nella KPL, che fa parte, che racconta il cuore, dove, come ha raccontato Filippo, no, è stata utilizzata la lignina come resina naturale all'interno della produzione, del processo produttivo. Sempre sul sito c'è una pubblicazione che noi aggiorniamo ogni anno, che si chiama Sustainability Position Paper, che non è una... tradotta in italiano, dico il termine in inglese perché questo in questo caso è proprio il termine corretto per definire un documento del genere, è proprio una descrizione di ciò che l'azienda fa su questo tema. Quindi troverete dei dati fattuali sia da un punto di vista di processo produttivo che da un punto di vista di descrizione dei processi invece produttivi dei materiali. E quindi questo ci tengo, perché tante domande erano relative a questo aspetto. Tante domande erano relative alla lavorazione del materiale, all'applicazione, mi vengono in mente che tipi di colle, che tipi di lavorazione, su quali supporti. Bene, anche qui, a parte che siamo disponibili, come dicevo prima, con tutto il nostro network di colleghi a darvi delle informazioni dettagliate a seconda di dove vi trovate, ma sempre sul sito internet, sia per la KPL arpaindustriale.com, sia per quanto riguarda invece Phoenix, phoenixforintitolo.com, ci sono appunto queste pagine dove si possono scaricare le informazioni, questi documenti, che è un manuale tecnico, sono delle linee guida per la lavorazione del materiale, e lì andate poi a trovare tutte le informazioni assolutamente dettagliate su come si incolla, i tipi di colla, su cosa... su che tipi di lavorazioni possono essere fatte sui bordi, che tipi di applicazioni. Ecco, lì c'è proprio una descrizione assolutamente super specifica dell'uso e dell'impiego dei nostri materiali, di come appunto quali sono poi i risvolti poi tecnici. Bene, siamo proprio alla fine. Io volevo ringraziarvi Sandro Marini, Filippo Manetti e Fausto Donato per averci accompagnato in questo bellissimo viaggio nel vostro mondo. L'augurio è di rivederci presto per altri momenti così, ma anche dal vivo, insomma, Sandro. Domenico, io me lo auguro, ringrazio e ringrazio anche da parte di Filippo e Fausto, che sono a cosiddetta distanza fisica rispetto a me, ma adesso ci indossiamo le mascherine e, come dire, vi salutiamo tutti. Grazie. Grazie ancora per
comunque per averci seguito in questo percorso di 2 ore e ci rivediamo presto sicuramente in una bella sala a raccontarvi, a toccare Fenix dal vivo. Grazie a voi, grazie ovviamente a tutti i progettisti che ci hanno seguito, ci vediamo al prossimo webinar, buona serata. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.